Giovani e Futuro è l'iniziativa promossa dal Movimento Giovani Democratici di Succivo. Nel pomeriggio di domenica 17 febbraio, presso la sala consiliare del Comune del Paese Casertano, la candidata del Partito Democratico Circoscrizione Campania 2, Camilla Scambato, ha discusso insieme ai giovani del Movimento e non di tematiche di peso, tra cui i diritti, la fuga di cervelli, il problema sanità, i trasporti e il calo di iscrizione universitaria, ponendo l'accento su quelle che sono le verità d'Italia ribadite da Bersani. Lei ha ottenuto 4.500 consensi alle primarie casertane del PD e potrà probabilmente rappresentare terra di lavoro al Montecitorio. Le volevo chiedere subito una cosa importantissima riguardo al lavoro. Secondo lei quali riforme devono essere attuate in questo campo per favorire la ripresa? Noi dobbiamo rimettere in circolo le risorse, perché altrimenti l'Italia si sprofonda in una recessione da cui non riusciamo più a riprendersi, e questa è anche una delle responsabilità del governo Monti, al quale noi responsabilmente abbiamo chiesto solo di dare dignità all'Italia in Europa e di rimettere a posto i conti. Però adesso basta, tagli lineari basta. Noi dobbiamo recuperare risorse dagli sprechi e investire sul lavoro. Il lavoro è un'emergenza drammatica in tutta Italia, ma soprattutto nel sud. Non possiamo più fermarci, perché senza lavoro non si rimetterà in moto l'economia. Io ho un'impostazione, diciamo, di tipo economico un po' keynesiana, insegno diritto ed economia, e ritengo che con l'impostazione montiana noi non riusciamo a far ripartire l'economia, cosa che invece faremo con politiche di sviluppo, con politiche che terranno il sud al centro dell'agenda politica. Con quali riforme si può combattere la criminalità? La criminalità va combattuta soprattutto con la prevenzione, perché noi abbiamo avuto a Caserta un modello Caserta eccezionale, che ha militarizzato le zone particolarmente colpite, che ha portato all'arresto di latitanti e ha fatto sentire la presenza dello Stato, ma tutto questo non basta. Noi dobbiamo partire dalla prevenzione, dobbiamo partire dalle scuole, dobbiamo partire da un modo di intendere la politica amica dei cittadini. Il cittadino deve comprendere che lo Stato è amico e con lo Stato conviene stare, e quindi lo Stato deve diventare, diciamo, attrattivo nei confronti dei giovani. Allora ragazzi, non deve piacere più e non gestire, ma per far questo noi dobbiamo creare per tutti. Quali errori ha incappato il governo Monti, secondo lei? Come dicevo prima, il governo Monti incappa in errori che derivano dal fatto che il governo Monti guarda un'altra Italia, guarda l'Italia dei salotti, all'Italia della Bocconi, all'Italia di chi le possibilità le ha già, ha dimenticato gli ultimi, ha dimenticato che noi dobbiamo essere messi tutti sullo stesso punto di partenza, ha dimenticato che l'uguaglianza sostanziale è fondamentale per garantire a tutti la possibilità di farcela. Infine un appello, perché votare PD? E proprio per questo, perché è l'unica forza politica che mette al centro del discorso politico la solidarietà, l'equità, la giustizia, il lavoro, i giovani e il sud. L'incontro è stato introdotto da Emanuela Marsilio e moderato da Luca Moschetti, rispettivamente vice segretario e segretario del Movimento Giovani Democratici. Oggi un incontro importante. Sì, un incontro molto importante soprattutto per dare voce a coloro che magari adesso si avvicinano alla politica, giovani che non sanno bene cosa aspettarsi e comunque non hanno una prospettiva limpida del futuro. Per cui noi diciamo partecipate giovani, partecipate e state qui con noi a militare, perché è vero, lamentarsi serve, protestare serve, ma soprattutto serve dare una soluzione a queste proteste. E quindi scendere in campo per dire qualcosa, per dare un messaggio e per raccogliere un messaggio che ci viene dato dai nostri esponenti del Partito Democratico. Per cui noi Giovani Democratici abbiamo cercato di mettere in pratica quelli che sono i punti dell'Italia giusta e di trovare un'Italia giusta anche qui a Succivo. Secondo te questo allontanamento dalla politica da parte dei giovani è un po' dovuto anche alla perdita del bipolarismo originale? Cioè c'è una frammentazione politica, certo, evidente? Comunque i ragazzi vedono davanti a sé tanti partiti, tanti piccoli simboli, ma non riconoscono la verità in quello che viene detto.
detto, cioè un giorno c'è un personaggio che ci promette dei soldi, un giorno un altro personaggio ci promette la protesta, un altro giorno c'è un'altra persona che ci promette un futuro, un'università, quindi non sappiamo bene cosa decidere, cosa scegliere, e la cosa importante è scendere in campo a militare, perché soltanto qui, tra le sedi, tra le piazze, tra la gente, si riconosce quella che è la verità, perché poi i politici non sono tutti falsi, non sono tutti bugiardi, ma guardandoli negli occhi si riesce a capire chi sta mentendo e chi ci promette qualcosa, che è un progetto, perché su un ragazzo non c'è bisogno di darci dei soldi, ma c'è bisogno di fare un progetto, quindi creare un futuro partendo da qui, partendo da una base, per poi andare avanti insieme. Presenti per l'occasione Antonella Pepe, segretaria Giovani Democratici Regione Campania, e Giovanni Improda, responsabile lavoro e welfare del movimento. E allora, proprio su questi temi, noi abbiamo la necessità oggi di aprire una vertenza fortissima con questo voto il 24 e 25 febbraio. Abbiamo la necessità di costruire quell'Italia giusta di cui tanto abbiamo parlato e che oggi...